Brighton è una cittadina costiera a circa 55 miglia da Londra. La vicinanza della stazione balneare alla capitale inglese ne ha fatto una celebre meta turistica. Londinesi e turisti durante le vacanze estive la visitano spesso per passare qualche giorno al mare o anche solo per una passeggiatina sul lungomare della cittadina. In questo video ti dirò come raggiungere Brighton sia da Londra che dagli aeroporti più vicini. Ma prima di tutto, sigla! Partiamo dagli aeroporti. Una volta atterrato ad Heathrow, dovrai raggiungere prima Londra prendendo uno dei collegamenti in treno. Dalla stazione di Paddington, dove arriverai, dovrai prendere la metro e scendere a 6 fermate dopo a Victoria Station. Da lì ti basterà prendere uno dei treni che passano ogni 25-30 minuti e scendere a Brighton. Il viaggio in totale durerà poco più di un'ora e mezza e ti costerà circa 45 sterline. Raggiungere Brighton da Gatwick sarà semplicissimo. Tra gli aeroporti di Londra, questo è quello più vicino alla città di Brighton. Potrai usufruire dei collegamenti Gatwick Express ogni 20 minuti, al prezzo di 17 sterline, ed il viaggio durerà circa 22 minuti, più o meno. In alternativa, Thameslink offre un servizio molto più economico. Infatti, ogni 30 minuti, al prezzo di 10 sterline, raggiungerai Brighton in circa mezz'ora. Ogni 20 minuti potrai prendere il treno che dall'aeroporto ti porta in 30 minuti a Tottenham. Da lì dovrai prendere la metro in direzione Victoria Station, che passa all'incirca ogni 5 minuti. Poi da lì, come ho spiegato anche prima, già sai come muoverti. Dall'aeroporto di Luton potrai raggiungere Brighton con un collegamento diretto. Thameslink collega Luton e Brighton ogni ora circa. Il costo del biglietto è di 27 sterline ed il viaggio dura un paio di ore. Anche nel caso del London City Airport dovrai prima raggiungere Victoria Station e potrai farlo raggiungendo in metro la stazione di West Ham. E da lì raggiungerai ancora in metro la Victoria Station. Ora mi dirai, sì, ok, ma come raggiungere Brighton se sono già a Londra? Ovviamente il treno è il mezzo più veloce per raggiungere questa cittadina. Da Victoria Station puoi usufruire dei mezzi ogni 25-30 minuti. Il collegamento dura meno di un'ora e costa circa 18 sterline. Invece, da Clapham South, al sud di Londra, puoi raggiungere Brighton in 50 minuti al prezzo di 22 sterline. Puoi raggiungere Brighton anche in autobus se vuoi risparmiare qualcosina. Dal terminal di Vauxhall Park arriverai a Brighton in poco meno di 2 ore, al prezzo super economico di 6 sterline. Attenzione però, gli autobus della linea National Express partono circa ogni 4 ore. Se sei un utente di BlaBlaCar, puoi raggiungere Brighton anche in questo modo. Ovviamente orari e frequenze sono variabili. In media troverai un passaggio 2 volte al giorno ad un prezzo compreso tra i 5 e le 13 sterline. Per percorrere i 76 km che separano Londra dalla stazione balneare in auto si impiega circa un'ora e mezza. Spero di averti dato tutte le informazioni di cui hai bisogno per sapere come raggiungere Brighton. Ora puoi scegliere il mezzo che più ti piace e che più si avvicina alle tue possibilità economiche. Le alternative, come vedi, non mancano. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!